Presento, Sono Fabrizio Valpreda in collaborazione con il professor, il collega professor Campagnaro, che ringrazio. Eh, abbiamo il piacere di presentarvi la laurea magistrale in design sistemico, ma la prima notazione che vorrei fare è riguarda la lingua della presentazione. Vi chiediamo conferma eh, che vi possa andare bene discutere in italiano, poiché la laurea magistrale... Ha dei moduli in inglese eh, e quindi ospita anche molti studenti stranieri. Vorremmo avere conferma da voi che vi vada bene una presentazione in italiano, diversamente la passeremmo all'inglese. In particolare, se qualcuno avesse proprio bisogno di averla in inglese, lo può scrivere direttamente nella chat. Eh, diversamente, io vado avanti e eh, se non vedo nessun messaggio. Di richiesta della presentazione in inglese procedo con l'italiano dicevamo la, la, la laurea magistrale in design sistemico eh, aurelio peccei eh, denominazione che ha acquisito 4-5 anni fa se non ricordo male eh, si basa sui concetti eh, appunto del design sistemico eh, i principi del design sistemico sono ehm, come dire ispirati al mondo della, eh, della natura io adesso la presentazione la scorro abbastanza velocemente rispetto a quello che vi dirò la potrete visualizzare voi direttamente perché verrà caricata eh, con tutti i dettagli um, però per rimanere nei 15 minuti che abbiamo stabilito e lasciare a voi 15 minuti per domande ed informazioni aggiuntive dobbiamo essere un po un po', un po' più compatti di quanto non ci sia all'interno della presentazione. Sì. Eh, il, il concetto che sta alla base del, del design sistemico è quello del ispirarsi ai modelli naturali. In questa slide eh, il, si, come dire, eh, ci viene suggerita l'idea che la natura eh, funzioni attraverso un sistema di input e output in cui ciascun sistema è connesso con gli altri sistemi. Ecco, questa è l'idea alla base del, del design sistemico, detta molto brutalmente in, in effetti. Eh, la laurea quindi si basa su una serie di discipline che sono tutte interconnesse tra di loro e che hanno l'obiettivo di sviluppare nuovi modelli formativi, eh, mm, nuovi modelli di eh, processi e processi di design che permettono al eh, prodotto di design di inserirsi all'interno dei sistemi di produzione e del, dei sistemi di riuso, dei sistemi di riciclo dei materiali, di acquisizione delle risorse per la produzione eh, di, di beni eh, in modo fluido e naturale, senza intaccare o quantomeno riducendo in modo significativo eh, l'impatto sull'ambiente. Sull eh, questo significa, come si vede qui... Sviluppare nuovi modelli economici, nuovi modelli produttivi per tendere alla condizione di zero emissioni. Il um, adesso scusate perché qua il ok, le slide non si spostava. I moduli della, su cui è basata eh, la didattica nella, nella laurea magistrale sono quattro, sono quattro laboratori multidisciplinari. Di questi quattro laboratori ne abbiamo due fondanti, che sono componenti del prodotto e sistemi aperti. Gli altri due, virtual design e innovazione, sono i due moduli, i due laboratori aggiuntivi che integrano le competenze fondanti che vengono fornite a design per componenti e design sistemico, Open Systems. Ora, entrando un po' nel dettaglio del piano formativo, vediamo che è strutturato in due anni, ciascun anno ovviamente in un primo periodo, il primo anno abbiamo innovazione. E um, eh, virtual design, mentre invece al secondo anno eh, componenti del prodotto e open system con tutti i eh, CFU. Poi abbiamo una serie di contributi integrativi nella formazione eh, che consistono in workshop eh, e in crediti liberi. Il ehm, progetto finale di tesi è un progetto piuttosto corposo perché recupera tutte le competenze che vengono fornite, molto articolate, che vengono fornite durante i, eh, il, i quattro moduli, i quattro laboratori, e quindi è costituita da 24 eh, eh, crediti formativi. È un, è un progetto quindi piuttosto rilevante. Vedremo poi che questi progetti eh, sono talmente rilevanti da ottenere anche dei risultati al di là della semplice laurea. Eh, Partiamo dal laboratorio di innovazione. Il laboratorio di innovazione, come dice la denominazione, ha l'obiettivo di eh, generare cultura e competenza proprio nell'ambito dell'innovazione. Si parla tanto eh, spesso di innovazione, però abbiamo molte difficoltà a focalizzare questo concetto, determinandolo attraverso un approccio metodologico. Ecco, l'obiettivo del laboratorio è proprio quello di farci capire in quale modo l'innovazione può essere strumentale, strutturale all'interno del processo di design, non attraverso la sperimentazione di tecniche e tecnologie, che sono strumentali appunto, ma attraverso un approccio eh, culturale rispetto al concetto stesso di innovazione. Già solo il fatto che la laurea magistrale in design sistemico eh, si appoggi su un eh, approccio che è completamente diverso dalla produzione e dalla progettazione tradizionali dove si acquisiscono risorse dalla natura, si usano e poi eh, le si restituisce alla natura in modi sempre piuttosto dannosi, eh, costituisce di per sé un approccio innovativo. All'interno di questo modulo quindi si forniscono gli elementi fondanti di questo approccio, ovvero l'attenzione nei confronti dell'innovazione, non come eh, acquisizione di novità tecnologica, ma come metodo progettuale e anche concettuale. Eh, All'interno del eh, modulo, i moduli, tutti i moduli sono multidisciplinari, significa che c'è una disciplina fondante eh, che è quella del progetto, che però, come accade normalmente nel design ehm, e ancora di più nel design sistemico, si deve avvalere di saperi diversi, di competenze che vengono da altri mondi tecnologici, scientifici, umanistici. Um, si, si dialoga con i, i saperi più diversi quando si fa design e soprattutto quando si fa design sistemico anche con il mondo della psicologia piuttosto che non della politica o della sociologia quindi eh, saperi più tradizionali legati alle tecnologie si danno per, un, per certi versi un po' per scontati nel senso che la cassetta degli attrezzi che noi definiamo tale lo studente dovrebbe averla acquisita All'interno del suo percorso di laurea triennale, per cui, ad esempio, tutto l'uso dei software, piuttosto che non la competenza di sistemi di produzione tradizionali, sapere qual è la, dif la differenza tra, tra produrre per deformazione o per asportazione di materiale, è un concetto che eh, dovreste avere tutti quanti. Quindi, sì, qui si fa il passo oltre. Il modulo di okay. innovazione, come vedete, il, i temi dell'innovazione sono molto diversi perché non si sperimenta in questo laboratorio tenendo conto del, ehm, del progetto tradizionale. Si cerca, si cerca di spingere verso direzioni diverse, eh, accelerando proprio in quelle aree dove non c'è ancora stata molta sperimentazione da tutti i punti di vista e si cerca di eh, prototipare. Un'altra delle caratteristiche della laurea magistrale è proprio quella di permettere agli studenti di verificare sul campo ciò che progettano. Eh, il, il laboratorio di Virtual Design ha invece l'obiettivo di eh, formare persone con eh, una competenza tecnologica eh, legata soprattutto al discorso dell'interaction design. Adesso passiamo un po' più rapidamente ai risultati, queste immagini che sono un pochettino più eh, interessanti dei semplici crediti formativi ci aiutano a capire eh, nuove, nuovi modi per interagire. In questo periodo in particolare abbiamo sbattuto la faccia contro la tecnologia più di quanto non ci, non ci aspettassimo. Ecco, tecnologie di questo genere vanno progettate. Non basta avere uno strumento informatico per poter dire io progetto nel mondo della realtà aumentata. Bisogna avere una competenza progettuale. Questo modulo di virtual design è quello dove si impara la logica, dal punto di vista umano, prima di tutto, e poi anche tecnologico, di queste tecnologie. Il laboratorio di, ehm, di componenti, design per componenti. Anch'esso ovviamente multidisciplinare, ha l'obiettivo di aiutare ad entrare nel mondo del prodotto da un punto di vista appunto dei componenti, dove i componenti non vengono visti semplicemente come i componenti del prodotto, un'automobile col suo motore, con i suoi sedili, col volante, non ci occupiamo granché di automobili. Mi è venuta in mente questa eh, come, come banale esempio, ma una sedia è la stessa cosa. Ma come componenti si intendono anche le competenze stesse e anche le disponibilità dal punto di vista eh, sociale e culturale di altri saperi. In particolare nel laboratorio di componenti si affronta il progetto dal punto di vista dell'open design. Quindi c'è tutto il mondo dei makers e dei fab lab con la fabbricazione digitale, la fabbricazione additiva a, eh, di tipo quasi personale con stampa 3D, taglio laser e quant'altro, eh, strumenti eh, di open hardware come Arduino, che vengono utilizzati per e cercare di far capire che il prodotto non è il risultato della somma dei semplici componenti, ma dal, eh, dalla convergenza di saperi diversi che condividono, ecco il concetto di open design e quindi di condivisione, che va un po' in contrapposizione con l'idea di brevettazione. L'ultimo, ma in realtà, ah no, vediamo qua alcuni eh, esempi di, di quello che stavo dicendo. Eh, di prodotti più o meno intelligenti, non è rilevante che lo sia, ma che usano proprio questo tipo di approccio. Eh, il eh, più mh, rilevante laboratorio, se vogliamo dire, è quello di, ehm, di Open System, eh, dove davvero si va a sperimentare il concetto di connessione, di connessione tra eh, nodi di una rete che si scambiano input e output, e output esattamente come accade in, in natura dove non c'è alcun tipo di rifiuto e quindi i processi naturali permettono agli organismi viventi, vegetali e animali, di eh, convivere in un ambiente dove non ci sono rifiuti, utilizzando sempre st le, la stessa materia che viene trasformata. Ecco, questo modello noi in 250 anni di rivoluzione industriale di adozione della, della, della rivoluzione industriale non, non si è riusciti a fare, l'idea è proprio quella di eh, eh, sperimentare questo cambio concettuale fondamentale. Eh, i, ehm, gli esempi eh, di cui eh, abbiamo qua un paio di slide ci parlano di complessità. Il design sistemico è complesso perché sono complessi i temi in gioco. Non si ha a che fare solo con lo sfrido dell'alluminio che io recupero e lo metto in un altro sistema di produzione, eh, ma ci sono, essendo reti eh, in, in molti casi anche tridimensionali di eh, non solo di competenze, ma anche di sistemi di produzione e di realtà territoriali che, con, che dialogano per scambiarsi informazioni e materiali in un processo di input-output recursivo. E, eh, Ovviamente è necessario rappresentare e individuare le, individuare le caratteristiche di questi sistemi complessi e rappresentarle nel modo più adeguato. Eh, cosa succede dopo? Ecco, il, um, la, il laureato in design sistemico che, viene, che noi formiamo non è un uh, designer tradizionale, quindi. Oh. Eh, ha il valore aggiunto della competenza multidisciplinare e della capacità di mettere in relazione eh, saperi diversi che quindi sono in grado di creare quelle connessioni virtuose di cui si, eh, si parlava. Ehm, qua ci sono alcuni esempi di ehm, partnership per la, ehm, per la laurea che abbiamo con, con la laurea magistrale all'interno della laurea magistrale con partner esterni per la formazione continua e soprattutto per la collocazione sul territorio dei nostri laureati che attraverso stage post laurea possono avviarsi al mondo del lavoro. In questa slide abbiamo alcuni dati, il dato meno rilevante direi che sono quei 944 euro che vengono indicati. Eh, ciò che conta è che abbiamo una alta collocazione di eh, laureati paradossalmente non negli studi di design a tirare a righe ecco questa è una delle caratteristiche che ehm, determina eh, la laurea magistrale in design sistemico dove i nostri ragazzi eh, spesso trovano collocazioni in ambiti di lavoro molto diversi proprio perché eh, sviluppano la capacità di mettere in connessione le persone Abbiamo dei nostri designer che lavorano in banca, per esempio, magari nel settore della comunicazione piuttosto che non dell'attenzione al, al prodotto. Ma eh, vengono collocati, mh, e, mh, ad esempio, nei eh, settori del, di ricerca e innovazione. Le banche ce l'hanno e hanno interesse a fare questo tipo di operazione. Ovviamente, non sto dicendo che una volta laureati andate tutti a lavorare in banca, però la banca è un luogo piuttosto lontano dal design come concetto. Questo dimostra che questo tipo di ehm, operazione funziona. Eh, altri dati eh, che riguardano il... Adesso io devo cercare di concludere perché altrimenti non ce la facciamo. Questa presentazione, come vi ho detto, ce l'avrete. Ehm, eh, dopo cosa succede? Oltre alla collocazione sul mondo del lavoro c'è anche un programma di dottorato al quale si può accedere con la laurea magistrale e il dottorato a cui, facciamo, a cui faccio riferimento è quello di in, ehm, gestione produzione design. È un dottorato che ha esattamente questo obiettivo, ovvero quello di mettere insieme, siccome si tratta, fino adesso parlavo di connessioni, di gestione di sistemi complessi, quindi gestione, sistemi di produzione e design che dialogano insieme per ehm, permettere alla eh, al dottorato di sviluppare una caratterizzazione molto forte portando i saperi del design sistemico all'interno dei sistemi di produzione dove lato ingegneria spesso c'è molto bisogno di una visione un po' più ampia che non sia quella del singolo sistema di produzione eh, master abbiamo eh, tre master che eh, convergono a completare su, su eh, ambiti diversi la formazione del design sistemico. Sto andando molto velocemente avanti. Eh, exchange Program. La laurea magistrale è eh, in, in realtà anche eh, una laurea che può fornire un, do, un doppio titolo. Qua abbiamo alcune, abbiamo le eh, università indicate, le università eh, con le quali abbiamo partnership per il doppio titolo, quindi si può fare un anno nella nostra laurea magistrale con i moduli di componenti e di um, eh, design sistemico, open system, e poi andare a eh, fare il secondo anno in un'altra università o viceversa, ad esempio per gli studenti stranieri che fanno esattamente la stessa operazione. Eh, All'inizio vi parlavo di una laurea eh, che alla fine richiede uno sviluppo di un progetto di tesi piuttosto corposo, sono 24 crediti. Alcuni di questi eh, di questi eh, progetti sono diventati, sono stati approfonditi successivamente o anche semplicemente sono stati presentati eh, a concorsi, a premi e sono stati eh, riconosciuti eh, piuttosto bene. Devo dire che eh, avere eh, nell'ADI Design Index eh, un numero così elevato di nostri ex studenti che presentano il loro lavoro è abbastanza, inter è abbastanza interessante. L'ADI è l'Associazione di Disegno Industriale Italiana, la più autorevole associazione del design italiano, l'unica veramente eh, riconosciuta eh, a livello internazionale e ehm, oltre ad avere del essere stati indicati in, in, nel design index abbiamo anche eh, dei compassi d'oro. Eh, Molto bene, credo di aver eh, sforato solo di 5 minuti, eh, l'ho detta molto velocemente, ma come vedete c'era un sacco, un sacco di roba, per cui adesso abbiamo per fortuna ancora 10 minuti di tempo per ehm, discutere di alcune questioni. Vedo alcune domande nella chat, provo a vedere se riesco a rispondere a tutti e ovviamente chiedo anche aiuto al... Collega Campagnano, se io mi perdessi qualche pezzo, eh, allora la prima domanda è, è: è consigliato a chi magari ha fatto triennali differenti, architettura sempre al poli? Allora, studenti di architettura che vengono a fare la nostra magistrale ce ne sono, non sono tantissimi, ma ce ne sono. È consigliato? Beh, ovviamente, non si chiede all'oste eh, se il vino che, che fornisce è consigliato. Quello che posso dire è è che ehm, l'idea di mh, dotarsi della capacità di progettare, nel, nell'ambito del design evidentemente, ehm, soluzioni che siano in grado di ehm, risolvere uno dei problemi più importanti, forse il più importante che abbiamo e che dobbiamo risolvere il più in fretta possibile, ovvero... Le questioni ambientali. Poi non è vero che ci occupiamo solo di eco design. Infatti, non so se avete notato che eco design è una cosa che non ho detto, e non la dico perché in realtà il, il design sistemico non risolve, cioè non affronta solo il problema dell'eco design, affronta i problemi di sostenibilità, dove per sostenibilità si intende anche la sostenibilità sociale, economica, eh, culturale. Quindi questa capacità di connettere e di creare delle. Eh, competenze trasversali eh, e, e con una visione mh, di, di, di rete complessiva, mh, credo che non serva solo all'architettura, penso che serva anche alla medicina piuttosto che non eh, alla, alla fisica o alla politica, ecco la politica forse ne trarrebbe un po' di vantaggio. Quali titoli permettono l'accesso al corso? Beh, tutte le lauree, tutte le lauree triennali. Eh, in design eh, per quanto riguarda i dettagli sulla accessibilità e gli eventuali debiti formativi che si possono dover ehm, acquisire eh, potete fare riferimento anche al sito dove nella parte di orientamento del poli ci sono, ehm, ci sono tutti gli elementi necessari per chi proviene sì, eh? posso sì? aggiungere? Cioè, certo, grazie, <coughs> buongiorno grazie. a tutti Troverete appunto dalla pagina del, di queste giornate di orientamento la scheda istituzionale del corso e alla voce ammissione, eh, procedure di ammissione, requisiti di ammissione, ci sono tutte le informazioni eh, dettagliate direi, no? per cui a memoria forse è meglio evitare di, di citare, però insomma ci sono tutte le informazioni che eh, sono necessarie, eh, ovviamente chi segue un percorso di continuità col nostro corso eh, ha eh, probabilmente la laurea già ottenuta o ha già acquisito eh, non meno di 140 crediti che è il minimo di, per valutare il percorso e quindi può, può entrare gli altri <coughs> fanno comunque c'è cioè un test giusto Fabrizio? Sì, assolutamente c'è mette... una domanda, una domanda mm. proprio su questo posso eh, comunque, rispondere su, sul portale trovate tutti gli elementi eh, le, 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 i requisiti, quelli curriculari, quelli linguistici e quelli eh, della preparazione personale. Eh, a proposito del, del test di accesso, sì, c'è un test di accesso per gli studenti che provengono non dalla nostra triennale. Eh, è un test che ha l'obiettivo di valutare la competenza acquisita nella laurea triennale. Diamo per scontato evidentemente che uno studente di design, se legge una domanda in questo test dove viene chiesto di, um, di, di, di spiegare chi sia Maldonado e, e, e non lo sa, beh, è un problema, perché evidentemente un minimo di, di, di competenza deve essere acquisita nell'ambito del design. È, difficil è difficile che uno psicologo di l'area, un, un, uno che fa giurisprudenza, la triennale di giurisprudenza, riesca ad entrare automaticamente a design perché quel minimo pacchetto, la cassetta degli attrezzi di cui parlavo prima, è necessario averla acquisita. Eh, la domanda successiva è quale software dobbiamo studiare nel corso? Ecco, questa è una domanda eh, che, a cui non occorre rispondere, nel senso che da noi non, non, non si insegnano software, o meglio, si imparano dei software qualora serva utilizzare un particolare software. Eh, e ci sono evidentemente dei software, ma non sono l'argomento in discussione all'interno della, della laurea magistrale in design sistemico. L'obiettivo è proprio un altro. I software sono strumentali, anche perché se io vi rispondessi adesso che c'è un software che va studiato e tra sei mesi ne saltasse fuori uno nuovo che ci interessa ed è migliore del precedente, è, vi direi una bugia, evidentemente. Siccome sono strumenti, si adottano qua, quando servono. Quindi. Questo è un po' l'approccio rispetto agli software, ma non solo, anche ad altre tecnologie. Eh, i, i, per il laboratorio di Innovation Design ha parlato di revisione sul campo dei progetti, cosa intende con precisione e come lo fate? Allora, tutti i moduli della magistrale l'ho preso come esempio, l'ho detto a proposito di Innovation Design eh, perché era il primo di, di quelli di cui ho parlato. Tutti i laboratori eh, hanno ehm, l'obiettivo di sviluppare delle soluzioni e quindi queste soluzioni devono essere verificate. Quindi, se io progetto una sedia, dico la cosa più stupida che si può dire nell'ambito del design. Non abbiamo bisogno di sedia, ovviamente. Ma dicendo la cosa più banale, la sedia io devo poterci, mettere, devo, devo poterci sedere sopra delle persone. Quindi devo progettarla, prototiparla, realizzarne un, una versione di test, verificarla e poi correggere in modo retroattivo ciò che non funziona questo è un processo standard nell'ambito del design anche il design sistemico deve sottostare a questo principio quindi l'idea non è quella di immaginarsi mondi meravigliosi dove il design sistemico salva l'umanità senza sperimentarli sul campo ecco quell'obiettivo lo, lo perseguiamo proprio perché essendo complessa la faccenda serve sperimentarla e i progetti quindi vanno realizzati nella misura in cui eh, abbiano eh, cioè, dipendentemente dall'obiettivo, ecco, nel caso di, di innovation possono essere progetti di natura molto diversa. Avete visto app piuttosto che non soluzioni fisiche, nel caso di virtual design, virtual design, eh, realtà aumentata. Quindi, più web, più eh, interazioni di questo genere. E, e così come per design per componenti e design sistemico. Laboratori per la prototipazione ne avete? Quali materiali vengono utilizzati? Avete stampanti 3D e per il virtual design avete laboratori? Allora, la risposta è sì, abbiamo tutte queste tecnologie. In questo momento stiamo litigando, no, non litigando, stiamo discutendo a livello di Ateneo, dico litigando perché è una discussione molto aperta. A livello di Ateneo stiamo discutendo eh, sulle modalità di riapertura, evidentemente, eh, perché le condizioni sono un po' particolari. Ora, io personalmente io sono molto in imbarazzo. Eh, rispetto a questa cosa, perché sono il responsabile del, del um, eh, virtual hub della sede di Mirafiori dove si tengono i corsi, a eh, sede di cui non abbiamo parlato, ma è comunque lì, in corso settembrini 178. In questo edificio ci sono due laboratori, di uno di loro, di questi, sono il responsabile scientifico, ecco, e dal... Uh, C4 di marzo che non entro nel laboratorio di cui sono responsabile scientifico perché la sede è chiusa. Stiamo cercando un, una modalità per rientrare e quindi l'obiettivo è quello di rendere nuovamente disponibili questi laboratori. Però in tutta onestà, in questo momento non vi posso garantire che il, il primo giorno di lezione saranno accessibili a tutti gli studenti. Però l'obiettivo è quello. La risposta comunque è sì. Perché, ad esempio, in Virtual Lab non solo abbiamo le stampanti 3D, ma abbiamo anche gli Oculus per fare realtà aumentata, per esempio, e poi c'è un laboratorio di eh, prototipazione reale con tutta una serie di macchine, tra cui una macchina nuovissima, anche questa, questa arrivata tipo a novembre 2019, usata molto poco, di eh, fresatura a 5 assi. Quindi eh, gli strumenti ci sono, e poi se non ci fossero a design tutti i laboratori dell'Ateneo sono accessibili per fare questo tipo di operazioni. Allora, altra domanda, eh, dobbiamo andare all'università per fare le lezioni o possiamo, o, o possiamo farle online? Allora sì, la risposta è tutto il prossimo anno accademico ehm, sarà permesso in modalità online, quindi tutte le lezioni saranno in modalità online. Quello che non sappiamo ancora ma che si sta valutando in questo momento, è come far accedere almeno ad un numero contenuto di studenti le aule e anche i laboratori. Anche su questo non vi posso dare una risposta certa perché non esiste ancora questa risposta e discussione in questo, in, proprio in questo periodo, però tutti i corsi dell'anno accademico 2020-2021 saranno erogati online. Per chi entrasse a febbraio, il primo semestre viene considerato come l'ultimo. Sì, ovviamente chi entra a febbraio eh, parte da febbraio. Quindi, siccome ad esempio il corso di innovation del primo anno eh, è al primo semestre, inizia col corso di virtual design, banalmente, e farà innovation l'ultimo semestre del, come, come ultimo modulo. Per le persone che hanno frequentato la triennale qui a Torino non devono fare il test di ammissione, allora il test di ammissione per gli studenti della magistrale ha il, ehm, la soglia di voto è del 27, bisogna aver raggiunto, se non ricordo male 27, andate a guardare se per caso è cambiato questo valore, però chi, si è, chi, si è laureato, chi ha una media del, superiore al 27 <coughs> di laurea triennale può accedere automaticamente senza fare il, il test. Andate a verificarlo però questo valore. Quali sono gli argomenti generali necessari al superamento del test di ammissione? Allora, il test di ammissione è un test multi risposta ehm, libera, ehm, e quindi sì, ci sono delle domande che hanno eh, l'obiettivo di verificare le competenze tecnologiche, le competenze ehm, di storia, le competenze di rappresentazione e le competenze di progetto. Queste sono sostanzialmente. Quindi, tutti argomenti che vengono sviluppati nella laurea triennale. Le domande sono estremamente ehm, libere, nel senso che l'importante non è rispondere giustamente, non ci sono domande tipo quando è nato il tal designer o quando è uscita la tal eh, soluzione, il tal progetto è stato presentato. Ecco, non, la, 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 la sacco di, 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 di Paolini non vi, non vi verrà chiesto di, di dirci quando è stata presentata. Eh, ci sono i corsi pratici e teorici no? in che percentuale la parte pratica quindi la progettazione in che percentuale la parte teorica allora nei singoli laboratori c'è un, una disciplina che è quella di progetto che contiene peraltro anche delle competenze teoriche perché comunque il progetto si basa su anche su metodi e su teorie che sono state sviluppate nel tempo quindi anche lì si portano eh, poi ci sono anche discipline diverse eh, che afferiscono al progetto, quindi sono strumentali al progetto. Ad esempio componenti, io sono il docente della disciplina di, di, di progettuale di componenti, abbiamo la chimica, abbiamo la meccanica, i componenti devono poter lavorare insieme, ci serve la meccanica. E poi abbiamo anche la storia, perché dobbiamo conoscere la storia dei componenti, la storia dei luoghi dove insistiamo con i nostri... Eh, dispositivi con le nostre soluzioni per capire che cosa farne, quindi ci sono sia aspetti teorici che aspetti pratici perché tutto deve convergere. La teoria deve convergere verso la pratica della sperimentazione, quindi è un, è un bilanciamento tra entrambe le, le cose. Eh.